Ciao a tutti! Oggi prepareremo il Danubio. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 3 ore. Gli ingredienti sono farina, uova, burro, sale, lievito di birra, zucchero e latte intero. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo subito mettendo nel boccale il latte. Lo zucchero e il lievito di birra, sbriciolandolo. Andiamo a sciogliere il lievito per 2 minuti. Gradi, velocità 2. Andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Farina, uovo, e il sale. E andiamo a impastare per 3 minuti a velocità spiga. Il nostro impasto è pronto, lasciamolo lievitare all'interno del boccale per almeno un'ora. Trascorso un'ora, il nostro impasto è ben lievitato. Adesso andiamo a prenderne una parte e formiamo palline che dovremmo farcire. Prendiamo un po' di prosciutto, mettiamo all'interno, un pezzo di formaggio e andiamo a richiudere la nostra pallina. Formiamo le nostre palline e le andiamo a spennellare con uovo e latte e le lasciamo lievitare per un'altra ora in un contenitore coperto da pellicola trasparente. Dopodiché andremo a cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 30-35 minuti. Il nostro Danubio è pronto. Con l'occasione di aver raggiunto questo obiettivo, grazie a tutti voi, abbiamo dato la forma del numero 1000. Solitamente il Danubio viene composto in forma circolare, mettendolo in una teglia e mettendo anche al centro il resto dei nostri paninetti ripieni e farciti. Questa è una versione del Danubio salato, farcito con prosciutto e formaggio all'interno. Mentre per quanto riguarda la versione farcita dolce, ne abbiamo fatto uno ripieno con della crema di nocciole. Ringraziandovi ancora per l'obiettivo raggiunto, vi invitiamo a continuare a seguirci nelle prossime ricette.